Buongiorno. Questa settimana vorrei parlare delle ambientazioni. Le ambientazioni identificano molto spesso un romanziere, perché se io vi dico quel ramo del lago di Como, subito mi rispondete Manzoni. Se vi parlo di Dickens, immaginerete una Londra grigia, fumosa. Se vi dico Joyce, mi direte Dublino e così via. Quindi l'ambientazione è molto importante e cambiare un'ambientazione può voler dire anche cambiare una storia. La prospettiva però, che vorrei dare oggi è proprio questa, cioè in che modo l'ambientazione si integra con una storia, con i personaggi e con i loro stati d'animo. Se noi pensiamo per esempio a un romanzo come Cuore di tenebra di Conrad, l'Africa che ci presenta Conrad è assolutamente particolare, è molto molto specifica e perfettamente integrata con il tipo di storia che vuole raccontare. Leggiamo qualche riga. Alberi, alberi, milioni di alberi. Massicci, immensi e altissimi. E ai loro piedi, resentando l'argine controcorrente, scivolava lento il piccolo vapore annerito, come un torpido scarafaggio che strisci sul pavimento di un alto portico. Ti faceva sentire molto piccoli, affatto perduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, pur essendo piccolo, lo scarafaggio fuligginoso continuava a strisciare in avanti, il che era proprio ciò che desideravamo. Verso dove immaginassero i pellegrini che strisciasse, non lo so. Verso qualche posto dove si aspettavano di trovare qualcosa, scommetto. Per me strisciava verso Kurz e basta. Ma quando ci fu una perdita nei tubi del vapore, cominciammo a procedere molto lentamente. Gli ampi tratti di fiume ci si aprivano davanti e si richiudevano dietro di noi. Come se la foresta si fosse spinta con calma verso l'acqua per sbarrarci la strada del ritorno. Ecco quindi l'ambientazione che diventa essa stesso il personaggio. Penetrammo sempre più profondamente nel cuore di tenebra. Era tutto molto tranquillo lì. Di notte a volte il rullare dei tamburi dietro la cortina degli alberi risaliva il fiume e rimaneva debolmente prolungato, come se si librasse nell'aria in alto sulla nostra testa fino allo spuntare del giorno. Se significasse guerra, pace o preghiera, non potevamo capirlo. Le albe venivano annunciate dalla discesa di una fredda tranquillità. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lentamente. Lo spezzarsi di un rametto faceva sussultare. Eravamo viandanti in una terra preistorica, una terra che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Ed ecco qui, veramente, no? questa ambientazione così ricca di frusci, di rumori, questo battello che è come uno scarafaggio nero, scuro, striscia, va avanti strisciando, aprendosi quasi la strada, nonostante navighi su un fiume, aprendosi quasi la strada in mezzo a una foresta foltissima che sembra chiudersi dietro di loro. E poi ci sono anche i rumori, rumori che vengono comunque dagli uomini. E la presenza umana che incontrano è anche questa profondamente integrata nell'ambiente naturale, perché dice: d'improvviso, mentre ci affaticavamo intorno a un'ansa, ci apparivano alla vista pareti di giunchi, appuntiti tetti di paglia, uno scoppio di grida, un turbine di braccia nere, una grande quantità di mani che battevano, di piedi che scalpitavano, di corpi che dondolavano, di occhi che giravano sotto una cappa di fogliame folto e immobile. Quindi questa Africa di Conrad è funzionale alla storia che racconta
e identifica anche molto bene lo scrittore. L'ambiente influenza i personaggi, quindi è molto importante che un autore scelga un ambiente che conosce bene, un ambiente di cui conosca i rumori, i suoni, i profumi, gli odori, la trasparenza o l'opacità dell'aria e così via. Tutta questa conoscenza di un ambiente in genere è legata alle nostre emozioni, perché io non voglio a volte delle ambientazioni anglosassoni da parte di persone che non hanno vissuto in quei luoghi. Mi sta bene che Stephen King ambienti nel Maine le sue storie, molte delle sue storie comunque, ma che una persona che vive qui, magari in Italia, vada ad ambientare le storie dove ha ambientato Stephen King le sue, molto spesso mi suona fasullo. Quindi è molto importante collegare gli ambienti, le descrizioni e gli sfondi delle storie che vogliamo raccontare a quello che conosciamo. Anche se avete viaggiato, non è detto che magari abbiate colto davvero lo spirito di un posto, l'anima di quel posto, quindi siete capaci di usarlo in una storia. Quindi è facile capire se un autore è sincero o no, se sta improvvisando, se bluffa. Allora voi mi direte subito: ma allora c'è Salgari, Verne, Salgari è stato nella giungla, Verne è stato 20.000 leghe sotto il mare, al centro della terra e così via, o Frank Herbert è stato sul pianeta Dune. Beh, qui naturalmente sono costretta a dire che avete ragione voi, no? Però qui entra in gioco veramente l'immaginazione, la grande capacità di uno scrittore di suggerire un legame tra i luoghi, i suoi personaggi e comunque di influenzare il lettore, no? Di tirarlo dentro. Creare delle relazioni tra ambiente e personaggi è una delle cose, che un buon scrittore sa fare. Volevo proporvi un brano che certamente conoscete bene, ma che bisogna leggere secondo me con questa ottica, ed è l'inizio di Addio alle armi di Hemingway. Sul finire dell'estate di quell'anno, eravamo in una casa in un villaggio che di là del fiume e della pianura guardava le montagne. Nel letto del fiume c'erano sassi e ciottoli asciutti e bianchi sotto il sole, e l'acqua era limpida e guizzante e azzurra nei canali. Davanti alla casa passavano truppe e scendevano lungo la strada, e la polvere che sollevavano copriva le foglie degli alberi. Anche i tronchi degli alberi erano polverosi e le foglie caddero presto quell'anno. E si vedevano le truppe marciare lungo la strada e la polvere che si sollevava e le foglie che, mosse dal vento, cadevano e i soldati che marciavano e poi la strada nuda e bianca se non per le foglie. Allora, questo è un incipit spettacolare perché comincia con un'immagine idilliaca ed è intimamente legato questo alla storia. Sapete che è una storia d'amore, tempo di guerra, è una storia che finisce anche tragicamente. Allora, all'inizio c'è questo villaggio tranquillo, bello, che guarda le montagne, e ci sono anche i piccoli dettagli che sono piacevoli. C'è il letto del fiume con sassi e ciottoli, e li immaginiamo rotondi, bianchi, scaldati dal sole, asciutti. E l'acqua era limpida e guizzante e azzurra, cioè l'acqua anche è un'acqua piacevole, allegra, guizzante, piena di vita, piena di pesci, ma anche azzurra, bella da vedere. Poi c'è la guerra, davanti alla casa passavano truppe, e qui sono molti verbi di movimento, cioè passavano le truppe, scendevano lungo la strada, sollevavano la polvere, e anche questa idea della polvere sollevata in poche righe riviene in diverse occasioni, con diverse ripetizioni. E
c'era le truppe, vedevamo le truppe marciare e la polvere che si sollevava e i soldati che marciavano. Intanto dice, le foglie caddero presto quell'anno. E questo è quello che tecnicamente si chiama un foreshadowing, cioè le foglie che cadono presto quell'anno sono l'anticipazione della morte precoce della giovane donna amata dal narratore. E poi dice la strada nuda e bianca se non per le foglie. Allora, quel bianco ricciottoli scaldati dal sole, bello, piacevole, positivo, che noi immaginiamo ciottoli levigati e gradevoli anche al tocco, ecco, la strada è nuda e bianca se non per le foglie. Allora, una cosa nuda e bianca ci fa venire in genere in mente l'immagine di una statua di marmo. Proprio le ultime righe del romanzo, quando la ragazza ormai sta morendo, il narratore si fa lasciare solo nella stanza d'ospedale e dice, quando lei mi fate uscire ed ebbi chiusa la porta e spenta la luce, non servì a niente, fu come salutare una statua. Dopo un po' me ne andai, uscì dall'ospedale. Ecco, quindi che l'idea della statua, in qualche modo, di un qualche cosa di nudo, di bianco, di freddo, di spiacevole, era già presente fin dalle prime righe. Non siate mai banali. Ecco, quella della banalità è una brutta bestia, perché fa molto facilmente capolino quando si scrive, no? Se voi mi scrivete, era un tranquillo e ridente paesino sulle colline del Monferrato. Se io ho idea del Monferrato, magari posso anche immaginarmelo, però questo del paesino ridente e tranquillo sulle colline mi dice molto poco. Quindi bisogna che quando si sceglie un'ambientazione, si cerca di mostrare la correlazione tra ambientazione e personaggi, in modo che l'ambientazione, il paesaggio, diventi in qualche modo quello che si chiama un paesaggio interiore, cioè esprima quello che c'è all'interno dei personaggi, ne mostri i tratti del carattere, no? Il modo di essere e al contempo che sia funzionale alla storia. Fate sempre attenzione però all'uso, all'abuso delle descrizioni, perché se queste andavano bene nell'Ottocento, forse oggi che viviamo una civiltà dell'immagine vanno molto meno bene. Per concludere e fare un esempio proprio di ambientazione che è funzionale a una storia, vorrei leggere l'incipit di Ethan Frome, romanzo breve di Edith Wharton. La storia racconta l'impossibile amore tra Ethan, che è un uomo semplice, un contadino, e la cugina Mattie, che è ospite in casa sua, ospite di sua moglie Zina. L'ambientazione che la scrittrice ha dato è quella del New England, quindi un New England freddo, gelido, questo villaggio in cui si svolge la storia è sotto la neve, e questo è anche estremamente in linea con la storia che viene raccontata, l'impossibilità dell'amore tra i due protagonisti, che poi alla fine, tra l'altro, cercheranno veramente di suicidarsi lanciandosi con una slitta giù da un pendio nevoso, però purtroppo, cioè, purtroppo non riusciranno nel loro intento suicida e sopravvivranno menomati tutti e due. Comunque nell'inizio ecco che l'ambientazione già veramente introduce il lettore nella storia e nell'atmosfera della storia.
Il villaggio giaceva sotto due piedi di neve con cumuli negli angoli battuti dal vento. Le punte dell'orsa pendevano come ghiaccioli da un cielo ferrigno e Orione faceva guizzare i suoi freddi fuochi. La luna era tramontata, ma la notte era così trasparente che le facciate bianche delle case tra gli olmi parevano grigie contro la neve, su cui i folti dei cespugli disegnavano macchie nere. Le finestre del seminterrato della chiesa proiettavano fasci di luce gialla che si perdevano nelle ondulate distese senza fine. Un villaggio sotto la neve, notturno. I colori sono, allora, non c'è la luna, però la notte è luminosa, luminosa per le stelle, c'è l'orsa, c'è Orione con i suoi freddi fuochi, quindi una luce diffusa e fredda e una notte trasparente. Neve bianchissima e contro questa neve bianchissima le facciate bianche delle case sembrano grigie. I cespugli disegnano delle macchie nere e poi ci sono come delle sciabolate di luce gialla che vengono dal seminterrato, dalle finestre del seminterrato della chiesa, che si proiettano su questa neve, in questo paesaggio spettrale. E questo veramente è un esempio di come un'ambientazione possa introdurre il lettore già nello spirito proprio della storia e sia quindi funzionale nella storia. Con queste poche riflessioni vi lascio e vi do appuntamento, se avete voglia, la prossima settimana.